Video News di venerdì 19 maggio, i titoli. Presentato il progetto per la rete della ciclovie delle Marche, 3 milioni di euro destinati al progetto di Macerata. Sopralluogo a Senigallia per l'inizio dei lavori del Ponte Garibaldi, presentate tempistiche e progetti. Inaugurazione domani al Cosmari del nuovo impianto di selezione e recupero di materiali da raccolta differenziata. E nello sport parleremo anche di bocce, a Tolentino, successo per la terza edizione del trofeo Bocciabilità. Bentrovati anche quest'oggi all'appuntamento con il nostro TG Video News. Iniziamo occupandoci di cronaca perché i carabinieri di Fermo hanno intercettato e arrestato un cittadino egiziano classe 1996, pregiudicato e proveniente dalla provincia di Ravenna. L'individuo era in trasferta nel territorio di Fermo con l'intenzione di commettere furti, agendo in collaborazione con un suo complice. L'obiettivo dei due malviventi, una tabaccheria situata a Pedaso, in via della Repubblica, dove i ladri, dopo aver divelto il distributore automatico di tabacchi, hanno asportato numerose stecche di sigarette, nonché gratta e vinci e altri articoli, causando notevoli danni al titolare dell'esercizio commerciale per un valore complessivo di circa 25.000 euro. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo dei carabinieri allertati dal proprietario dell'esercizio, i due sono stati intercettati e ne è scaturito un inseguimento a piedi che si è concluso con l'arresto in flagranza di uno dei due ed il recupero della refurtiva. Purtroppo il complice è riuscito a fuggire durante l'intervento, ma sono ancora in corso le ricerche per individuarlo. Voltiamo pagina, è stato presentato ieri il progetto delle ciclovie verdi Macerata. La rete delle ciclovie delle Marche si inserisce nel Sistema Nazionale delle Ciclovie, che riprende il disegno della rete Bici Italia definito dalla FIAB e che a sua volta si inquadra nella rete europea Eurovelo. Il disegno della rete riprende i collegamenti storici che legano le Marche al versante tirrenico e alla dorsale adriatica. Si tratta di un sistema di percorrenza a pettine che segue la direzionalità delle vallate perpendicolari alla costa, partendo dalla dorsale appenninica. I 3 milioni di euro destinati al progetto di Macerata sono stati finanziati dal contratto istituzionale di sviluppo. In totale si possono distinguere 5 percorsi funzionali con una lunghezza di circa 40 km. Il tracciato di progetto intende riprendere e valorizzare le specificità locali per un turismo di vicinanza, oltre che internazionale, adatto ad appassionati della bici e ai turisti. Il comitato Corridonia Green No Discarica fa sapere che la sindaca di Corridonia farà a breve un incontro pubblico per dare aggiornamenti sulla questione appunto della discarica. L'ATA 3 intanto ha convocato per lunedì prossimo, 22 maggio, l'Assemblea dei Sindaci, ma tra i punti all'ordine del giorno non c'è il piano d'ambito. Malgrado le piogge eccezionali dei giorni scorsi, il comune di Sarnano informa che la via delle cascate perdute è assolutamente percorribile, in quanto non ci sono state compromissioni di alcun tipo che possano avere in qualche modo alterato la fruibilità dello splendido scenario delle cascate. Va sottolineato come la straordinaria quantità di acqua caduta abbia inevitabilmente ingrossato il fiume Tennacola che alimenta le cascate. Pertanto si raccomanda ai visitatori di prestare comunque la massima attenzione e di indossare abbigliamento e calzature adeguati. È prevista per giugno la consegna della struttura ciclopedonale provvisoria a valle del Ponte Garibaldi, a Senigallia, sul fiume Misa. Progettata per il transito dei pedoni e delle bici, la struttura ciclopedonale provvisoria avrà una dimensione in pianta di circa 38 metri per 2 e sarà dotata di due rampe di accesso per l'abbattimento delle barriere architettoniche, permettendo il transito anche a persone con disabilità. Ma scopriamo di più nel servizio preparato per voi. Sopralluogo per l'inizio dei lavori del Ponte Garibaldi a Senigallia e presentazione delle tempistiche del progetto presso la Sala Consiliare del Comune in Piazza Roma. Presenti l'assessore all'ambiente e alla protezione civile Stefano Aguzzi, il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, il vicecommissario Stefano Babini ed il presidente del consorzio di bonifica Claudio Netti. 2019 in poi, quando ho iniziato a gestire il reticolo idraulico della Regione Marche, sul fiume Misa già prima dell'alluvione di settembre avevamo fatto qualcosa come 2 milioni di euro di interventi di manutenzione ordinaria.
dall'alluvione in poi, come già accennato l'assessore, abbiamo fatto 4 milioni e 800 mila euro di lavori in somma urgenza e stiamo continuando, ci sono dei cantieri in corso in base alle esigenze che man mano vengono fuori. Riguardo i lavori che ci aggiungiamo a fare fra i due ponti, adesso dobbiamo rivedere come è cambiata la morfologia, diciamo, dell'insabbiamento dopo questo evento. Bisogna fare una caratterizzazione, capire se il materiale è pulito o no, e poi lo porteremo via. Si tratta di un intervento di qualche centinaio di migliaia di euro, non è facile quantificarlo adesso, specialmente dopo questo evento meteorologico. E stiamo anche lavorando nella zona immediatamente a monte, via Tevere, dove c'è un vecchio incasato che è un pochettino più basso di quelli successivi, e dove stiamo iniziando a ripulire tutta l'area, perché bisogna rilevarla dopo aver tolto la vegetazione, ma l'idea è quella di ripristinare l'argine che c'era, ma a monte di quest'argine riprofilare il terreno che c'è, in modo tale che eventuali piccole sondazioni non arrivino comunque all'incasato e restino contenute nella zona dove c'è solo terreno. In aggiunta a questo, stiamo, già accennato l'assessore, stiamo progettando due nuove vasche. Adesso stiamo dando l'incarico per la progettazione. Per fare questo non ci sono deroghe, dobbiamo seguire percorsi ordinari, e sono due vasche che sono già previste dalla pianificazione del bacino del Misa approvata nel 2016, una a monte del Pianello di Ostra e un'altra sul Nevola, nelle immediate vicinanze dell'imbocco con il Nevola. Come sapete, il Nevola poi si innesta nel Mesa, e oltre a quelle che sono in costruzione sono circa 8 milioni di euro di lavori che si aggiungono a quelle di Bettolelle, dove lo stralcio in corso, salvo maltempo, salvo altri imprevisti, che ogni volta esce qualche sorpresa legata o agli espropri o ai sottoservizi, finiranno entro l'anno, per poi proseguire senza soluzione di continuità con l'ampliamento, che sono circa un altro milione di euro. Complessivamente i metri cubi che si invasano sono 800.000 euro su questo primo lotto in corso, 300.000 sull'ampliamento, e le altre due vasche che sono in corso di affidamento ai servizi tecnici sono circa altri 300.000 metri cubi ognuna, quindi il totale parliamo di 1.800.000, circa 1.800.000 metri cubi di invasi. Dopodiché ci sono questi studi che stiamo incaricando, sono stati dati al gruppo CIMA, che è di Savona, e all'Università di Firenze, UNIFI, e finanziati con un'ordinanza specifica al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per 300.000 euro. Domenica prossima, 21 maggio, appuntamento alle ore 13.45 alla Fiera dell'Editoria di Torino con il nuovo lavoro editoriale di Pop Sofia. La fiera internazionale con il tema Attraverso lo specchio invita a guardare il mondo con occhi diversi, e domenica lo fa con Oltre lo sguardo, la pubblicazione a cura di Lucrezia Ercoli dedicata ai grandi cambiamenti tecnologici nell'arte. I saggi spiegano la filosofia e l'estetica di questa nuova installazione artistica, prodotta e realizzata interamente dal team creativo di Pop Sofia. La sfida culturale di mettere in mostra un pensiero, di esporre un concetto, verrà riproposta nelle prossime giornate civitanovesi di Rock Sofia. Un festival del libro marchigiano, e quale occasione migliore per presentarlo se non il Salone del Libro di Torino. Il progetto è stato approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio su proposta del presidente Dino Latini, che ha illustrato l'iniziativa nel corso di un collegamento da remoto con lo stand condiviso da Giunta ed Assemblea Legislativa al Lingotto Fiere del capoluogo piemontese. Il festival sarà organizzato per 4 giorni nel mese di ottobre e la prima edizione troverà ospitalità ad Ancona, mentre per le prossime sarà scelta di volta in volta una città diversa. Secondo il presidente, sarà anche un'occasione per avvicinare i cittadini e far conoscere loro quelle che sono le funzioni proprie del Consiglio regionale e l'attività complessiva che viene svolta. Alla presentazione ha partecipato anche Mimmo Minuto, presidente dell'Associazione Culturale I Luoghi della Scrittura, dal confronto con il quale ha trovato concretizzazione l'idea di organizzare questo festival.
Con l'offerta dei ceri si è entrati nel vivo della rievocazione storica di Camerino, giunta alla 42esima edizione. Una cerimonia ridimensionata per via della pioggia che tuttavia non ha perso il suo fascino e la sua suggestione e che ha visto la tradizionale accensione del falò davanti alla Basilica del Santo Patrono. La giornata di ieri infatti è stata dedicata a San Venanzio con la solenne concelebrazione presieduta dal Cardinale Marcello Semeraro e da Monsignor Francesco Massara. La statua argentea del patrono nel pomeriggio è stata portata in processione nel cuore della città. È stato un momento di grande commozione per i partecipanti. Nella Basilica la giornata si è conclusa con il concerto per il Santo Patrono della Banda Orchestra Città di Camerino, diretta dal maestro Vincenzo Correnti, che ha proposto un repertorio adattissimo all'occasione. Oggi si svolge invece la Fiera di San Venanzio e alle ore 22 nel sottocorte Village caccia alle streghe dei Kronos Acrobat Theater, spettacolo di rievocazione ambientato nel periodo rinascimentale ed incentrato sulla figura della donna perseguitata e accusata di compiere sortilegi, malefici e fatture. Arriva l'estate ed il Comune di Montecassiano chiama a raccolta i giovani per il progetto Ci sto a fare fatica, facciamo il bene comune. Destinato ai ragazzi dai 16 a 21 anni e finanziato dalla Regione Marche e coordinato da CSV Marche. I ragazzi che parteciperanno svolgeranno attività collettive di cura di spazi e immobili pubblici, saranno coordinati da tutor scelti e guidati dai volontari che sapranno dare i giusti insegnamenti per fare appunto il bene comune. I primi gruppi inizieranno a fare fatica il 26 giugno e le attività si svolgeranno al mattino, dal lunedì al venerdì. Alla fine della settimana riceveranno un buono del valore di 50 euro come riconoscimento dell'impegno profuso. Coloro che sono interessati dovranno iscriversi sul sito cistoafarefatica.it compilando un apposito form. E anche il Comune di Tolentino ha aderito al progetto estivo di cittadinanza attiva giovanile Ci sto a fare fatica alla quarta edizione. Le attività partiranno in questo caso dal 3 luglio coinvolgendo quattro squadre di ragazzi e ragazze dai 16 ai 21 anni, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 per ben 4 settimane. Con loro anche i tutor che coordineranno settimanalmente le squadre giovani dai 22 ai 35 anni. I ragazzi si sporcheranno le mani per rendere più bello il loro territorio e con la cura del bene comune, intesa non solo come cura dei luoghi fisici, ma del fare insieme, recuperando il prezioso contributo educativo e formativo dell'impegno. A ciascun partecipante verrà consegnato a riconoscimento dell'impegno un buono fatica settimanale del valore appunto di 50 euro, 100 invece per i tutor, che potrà essere speso in abbigliamento, libri, cartoleria o altri articoli per il tempo libero. Domani, sabato 20 maggio, inaugurazione ufficiale del nuovo impianto di selezione e recupero di materiali da raccolta differenziata del Cosmari, che si terrà in località Piane di Chienti a Tolentino. Ma scopriamo di più su questa nuova cerimonia nel servizio che abbiamo preparato per voi. Tutto pronto per la cerimonia di inaugurazione ufficiale del nuovo impianto di selezione e recupero di materiali da raccolta differenziata del Cosmari, che avverrà proprio domani, sabato 20 maggio, in località Piane di Chienti, a Tolentino. Dalle ore 10 interventi del sindaco di Tolentino Mauro Sclavi, del presidente facente funzioni Cosmari SRL Giuseppe Giampaoli, del presidente della provincia di Macerata Sandro Parcaroli e dell'assessore regionale all'ambiente Stefano Aguzzi. Seguirà una tavola rotonda su temi che riguardano la gestione integrata dei rifiuti con la partecipazione di Brigitte Pellei, direttore generale Cosmari SRL, Massimo Sbriscia, dirigente settore rifiuti Regione Marche e Marco Ciarulli, presidente Legambiente Marche. Alle ore 11:15 circa, illustrazione delle funzionalità del nuovo impianto di selezione e recupero dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata di carta e cartone multimateriale, a cura di Massimo Procaccini e Fabio Conti, responsabili tecnici degli impianti Cosmari. Dopo le conclusioni, affidate al governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, taglio del nastro e benedizione dell'impianto, a cura del vescovo di Macerata e Tolentino, Monsignor Nazareno Marconi, a cui farà seguito una speciale visita del nuovo impianto.
Il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, insieme all'assessore Riccardo Sacchi, ha incontrato ieri il dottor Matteo Tallè, urologo maceratese 36enne, che ha ricevuto negli Stati Uniti, a Chicago, un premio internazionale. Tallè, residente a Macerata, lavora da 3 anni a Villa Igea ad Ancona, dove ha realizzato un lavoro scientifico relativo ad una tecnica mini-invasiva per la cura dell'ipertrofia della prostata. Gran fermento per domani perché è tutto pronto per la 30ª edizione del concorso violinistico internazionale Andrea Postacchini. 100 giovani talenti in gara provenienti da ogni parte del mondo per aggiudicarsi il titolo del vincitore assoluto. In palio strumenti pregiati e di raffinata fattura. Un violino griffato maestro Giovanni Lazzaro e l'archetto con la firma del maestro Luca Slaviero. Attesa l'inaugurazione e le prime esibizioni, l'ordine delle prove concorsuali è stato deciso in occasione della conferenza stampa dello scorso 6 maggio. Chiusura di concorso in grande stile poi sabato 27 maggio con una serata di gala al Teatro dell'Aquila di Fermo, in cui verrà annunciato il nome del vincitore di questa 30ª kermesse. Per informazioni postacchinifestival.com. A Pignano, tra le 46 città dell'Associazione Italiana Città della Ceramica, è pronta ad accogliere i visitatori e turisti per il weekend dedicato all'arte ceramica, nell'ambito della grande festa nazionale Buongiorno Ceramica, che viene interamente dedicata quest'anno a Faenza e ai suoi ceramisti, in ginocchio a causa della recente alluvione che li ha colpiti. Un abbraccio quindi ideale a dimostrazione della vicinanza che a Pignano vuole far sentire loro. Un'intensa 2 giorni ricca di eventi denominata A Pignano e Ceramica, con un Ceramic Tourism e Ceramic Show che offrirà ai visitatori percorsi turistici incentrati su quest'arte e sulla lavorazione grazie alle dimostrazioni di artigiani e maestri vasai che metteranno anche a disposizione del pubblico i loro strumenti per offrire l'ebbrezza di sperimentare in prima persona l'arte di modellare l'argilla. Chi non almeno una volta nella vita ha avuto il desiderio di provare a modellare l'argilla a tornio, domani e domenica sarà possibile farlo con le proprie mani nelle botteghe artigiane di Appignano. Ripartono le presentazioni di libri a Matelica. Il primo appuntamento è per venerdì 26 maggio alle ore 17:30 presso lo spazio espositivo di Vicolo Cuoio 1 con il volume di poesie Cammino tra luci e ombre, firmato dall'autore Antonio Trecciola. La presentazione sarà affidata alla professoressa Lina Menichelli con la lettura di alcune pagine a cura di Manuela Gatti. L'ingresso è libero. Veniamo invece ora alle previsioni meteo per domani e dopo la breve pausa pubblicitaria le altre notizie sportive. Previsioni per sabato 20 maggio. Cielo molto nuvoloso coperto con precipitazioni diffuse, prevalentemente di debole intensità, più abbondanti nel settore interno. Temperature senza variazioni di rilievo, venti deboli dai quadranti orientali, moderati nelle zone montane, mare poco mosso.